Vabbè, dopo ti facciamo nel 2010 e c'è la truca. Ah. Io come uomo parlo per me. Non hai problemi. No, non è vero, perché un certo sono ubriaco e mi voglio sedere a fare la pipì. E se hai lavato ti siedi sul cesso lordo di merda. No, ci passo la carta igienica allo spruzzino che in teoria dovrebbe essere sempre lì. 626. Antinfortunisti. Si vede che hai studiato. Okay. Poco, ma quel poco lo so. Allora, spiegami, se io devo farmi sedermi per fare la pipì, se mi devo sporcare, è già una roba. Però almeno mi posso sedere. Fa schifo, però quando vai ai rave non ci pensi e ti siedi dappertutto. Quindi non fa la snob. E ti siedi, la fai in mezzo ai boschi e lì sei libero. In cooperativa, chi ti lascia molti più soldi che ai rave, non sei libero di poterti sedere a fare la pipì dopo nel 2010. Perché? Perché... Non hai la risposta, è inutile che mi dai dei nomi, ti inventi delle balle. Ma non ti do dei nomi, secondo me è perché non c'ho voglia di pulire i cessi voi. È una balla lo stesso, sì, perché te il cesso me lo metti. Te l'avevi chiesto? Io la faccio nel bicchiere, gli vado alla spillo, bevi. Vabbè, stessa... devi stare in piedi lo stesso. Ascolta, ma scusami il secondo, Gianni. E quando sono caduto, ricordi che mi sono rialzato io. No, ma stavo dicendo. Ma poi dico, ma tutti la mani avevo anche la bandiera. Se la devi fare nel bicchiere, devi stare per forza in piedi. Ma te che te lo dici? Poi, vabbè, c'ho il pisello lungo, mi metto con una ragazza.